volte dicono ma è poca l'altra squadra, sono un pochino tutti abituati a sottovalutare questo, io penso c'è tanto di forza di oggi del Parma. Io ho fatto i complimenti e te li ribadisco, il Parma ha meritato veramente di vincere. Però tornando ovviamente anche un po' da laziale stavolta, a quella che è stata la prestazione della Lazio, vi ha favorito forse anche qualche scelta della Lazio e soprattutto magari, e non ci sono giustificazioni per la Lazio, ma le assenze magari che la Lazio aveva di giocatori fondamentali, il Klose, il Lulic, insomma giocatori di una certa qualità, e la scelta di lasciare un Hernanes in panchina che un po' ha stupito un po' tutti noi. Ascoltami, tu mi conosci da molto tempo, io non parlo del mio allenatore, pensa un po' se mi metto a parlare di quello della Lazio. Ho però detto ai tuoi colleghi che mi hanno intervistato da Roma in questa settimana che sarebbe un discorso ipocrita da parte mia non dire che l'assenza di Klose non è qualcosa di normale, soprattutto avendo visto la partita dell'andata, dove era una partita che noi non avevamo fatto una grandissima partita, però l'avevamo portata a termine se non ci fosse stata l'invenzione del campione. E penso molti di questi punti della Lazio debbano essere riconosciuti al campione Klose, perché per me è un campione. Senti Pietro, domani Lecce e Cesena scendono in campo, sapete. Vado al cinema. Domani vado al cinema. Ah, volevo sapere. C'è lo sciopero, allora vado da qualche altra parte. Non voglio più parlare e pensare a ste robe qui. Domani che facciano quello che facciano, abbiamo più di qualcuno sotto, perciò non siamo quello che vogliono attaccarci. Hanno provato in tutti i modi, come ho detto, però pur facendo saltare la luce non ci sono riusciti. A posto? Un saluto a tutti, grazie, arrivederci. Stasera i ragazzi hanno fatto un'ottima prestazione, hanno fatto un'ottima gara, ci sono stati dei momenti dove si poteva e si doveva fare meglio, soprattutto quando eravamo sul 2-0, però ciò che hanno fatto stasera se lo sono soltanto guadagnato loro. Questa è un premio che va solo ed esclusivamente a loro, quindi sono felice, prima di tutto per loro, poi per i nostri tifosi, per il presidente, tutti quanti insieme, perché venivamo da 8 partite senza un risultato pieno, e ci tenevamo. Se passa il risultato, passa attraverso queste prestazioni, credo che non ci sia nulla da dire. Beh, ma oggi sono stati diversi i trascinatori. Sono dispiaciuto per Mariga, perché poi secondo te ho dovuto sostituirlo. Pur, come dire, lui voleva anche rimanere in campo, aveva questo problemino che è stato dal punto di vista dei sintomi proprio quello che gli è successo 15 giorni fa quando poi è dovuto uscire. Quindi ho preferito non rischiarlo perché voglio pensare anche al futuro e voglio pensare anche alla salute dei giocatori. Quindi ho pensato di fare questa scelta d'accordo con lui. Ma ripeto, oggi sono stati tanti trascinatori, perché Giovinco è stato un trascinatore, Flocker è stato un trascinatore, Valdese è stato un trascinatore, Paletta lo stesso, ma come Gabbiani, come Gobbi, come tutti gli altri, perché sono stati veramente bravi, ha fatto un'ottima prestazione. Molti titoleranno il miglior Parma di Donadoni, poi noi possiamo dire il Parma della stagione, sbagliato. Ma quando si parla di un avversario di questo livello, con una Lazio che sapete meglio di me che vale e per cosa sta lottando, allora poi magari ci si lascia andare a titoli più importanti. Però sono qualcosa di molto valido, di importante, però abbiamo ancora tante partite alla fine e dobbiamo cercare una prestazione di questo tipo. Questo risultato può essere anche differente dal 3-1, però l'atteggiamento deve essere questo. Quindi se tutti quanti insieme collaboriamo in un'unica direzione, sapendo che tutti i particolari possono essere importanti e vanno visti e valutati sempre nell'ottica del bene della squadra, del bene di quello che vuol fare questa società, e allora diventa meno importante fare un ritiro, ma magari stare a casa e lo si valuta non nell'ottica sempre solo della critica, ma di qualcosa che deve essere invece positivo e costruttivo, perché nessuno di noi si diverte a fare qualcosa che va contro qualcuno, ma cerca soltanto di fare il bene della squadra, il bene di questa società.
e credo che dobbiamo tutti remare in questo senso. Negli spogliatoi cosa ha detto la squadra? Perché l'unico momento forse di defiance è arrivato dopo come stava andando la partita della Lazio. Ci sono stati da lì al fischio nel primo tempo, c'è stato ancora i vecchi fantasmi che sono usciti. Però la squadra ha entrato in campo invece come ha iniziato la partita. Sì, come lo ripeto da diverse volte, spiegando un po' di questa gara. Siamo andati su 2-0. E abbiamo smesso un po' di giocare. E alla fine del primo tempo ho detto questo, ragazzi, dobbiamo continuare a giocare al calcio. Non dobbiamo pensare che ogni volta che Mirante ha la palla, dobbiamo cercare di portare la palla immediatamente oltre la nostra metà campo per averla il più lontano possibile. Perché questo vuol dire dare la possibilità alla Lazio di riprenderla, di rigiocare, di crearci problemi. Giochiamo. E allora abbiamo ricominciato a giocare a calcio, a fare calcio con i difensori, cercando di ricevere palla e di impostare il gioco da dietro, e questo ha fatto venire fuori altre opportunità da gol, e siamo riusciti a farne ancora un altro. E invece in quei 20-25 minuti lì, è vero, sono saltati fuori un po' di condizionamenti psicologici che a volte ci frenano e condizionano e fanno venire meno la prestazione. A proposito di condizionamenti psicologici, il fatto di aver così cercato di alleggerire le tensioni, lei ha fatto un po' l'olandese facendo sì che i giocatori non andassero in ritiro ieri sera, insomma è stata una scelta che ha pagato questa? No, ma semplicemente perché noi stiamo costruendo un centro importante e allora finché non sarà ultimato dovremo stare a casa. E quanto è difficile convincere un'ala sinistra a fare il centrale con il polisco l'albergo? Beh, alla sinistra io ero abituato a vederle un po' diverse, no? Però alla destra sta dimostrando di essere un grande professionista. Sono veramente orgoglioso di quello che Valdés sta facendo, ma non perché Donadoni è arrivato e si è inventato Valdés davanti alla difesa, perché Valdés ha tutte le qualità per poter fare quello e altri ruoli. E quando c'è la grande disponibilità e vedo che poi tutti quanti lo elogiano, lui o qualcun altro, mi rende particolarmente orgoglioso. E quindi faccio veramente i complimenti a Valdés, così come stasera veramente ci sarebbe da farlo a tutti, perché gli attaccanti sono stati strepitosi, tutte e due le fasi di gioco, quando avevamo la palla noi e quando la palla non ce l'avevamo, i difensori dietro. Veramente i centrocampisti, oggi faccio veramente fatica, c'è ancora qualcuno che secondo me può esprimere ancora qualcosa di più, ma è più una questione ancora psicologica che va migliorata e che sono quegli aspetti un po' più difficili da migliorare, che però col tempo ci si può arrivare. Mister, buonasera. Buonasera. L'impressione che ho avuto io, nonostante il fatto che queste 8 partite senza vittorie avessero magari minato un pochettino la testa dei giocatori, ma non il gioco in sé che avevano sviluppato, è appunto l'importanza fondamentale della vittoria per la testa più che per sì, quello che dimostravano. Sono assolutamente d'accordo, perché è assolutamente vero che giocare bene è importante, cercare di costruire, di creare occasioni è fondamentale, però poi se ogni tanto non è accompagnato anche dai 3 punti magari qualche certezza viene meno, e l'iniezione di stasera è importante, però adesso non dobbiamo assolutamente fare il ragionamento opposto e quindi da questo cercare di costruire ancora qualcosa di positivo e non pensare che l'abbiamo fatto e adesso va bene così, perché altrimenti faremo un grosso e letale errore. Mi scusi, prima ho chiesto a Leonardo se domani guarda le partite, ha detto che va al cinema, non mi interessa più. Beh, io domani mi piacerebbe far sentire cose. A dire la verità ho un amico che mi ha invitato domattina, però non so ancora se ci andrò o meno, perché voglio cercare di sfruttare il tempo che ho a disposizione per capire se ci sono ancora, per quanto mi riguarda, delle possibilità di miglioramento, di crescita. Quindi forse magari sembrerò un po' pignolo o perfezionista, però entra un po' nelle mie caratteristiche, nel mio modo di fare.